Senti, un'altra bella prestazione tua e della squadra, sabato, confermi? Sì, diciamo che il periodo è positivo, venivamo da 3 vittorie, ci tenevamo a fare il risultato positivo a Pagani anche perché sapevamo che era un campo difficile, trovavamo molta gente perché anche loro stavano andando molto bene. Abbiamo trovato il gol dell'1-0 dopo 20 minuti, poi abbiamo sofferto un po' il restante 20 minuti del primo tempo e diciamo che al secondo tempo con l'uomo in meno siamo stati bravi a mantenere il campo e poi grazie a una ripartenza abbiamo trovato il vantaggio e il gol di vittoria. Contento del tuo campionato? Magari inizialmente mancava qualcosina a tutta la squadra, quindi anche a te, ma poi via via stai sfoderando belle prestazioni. Sì, sicuramente dai risultati che abbiamo fatto le prime giornate non credo che anche i singoli si potessero esaltare, anche perché venivamo da molte sconfitte, abbiamo fatto soltanto 5 punti, quindi prendere le cose positive era difficile. Adesso che arrivano le vittorie, giustamente si cominciano a guardare anche le cose positive dei singoli, ma soprattutto della squadra. Tra l'altro il tuo compagno di reparto, un pochettino più esperto, Mimmo Giampà, ha detto che avete preso fiducia e fate provate in partita anche nelle giocate che prima non tentavate. E che cosa c'è? Quanto è grande il merito di Erra in questa vostra riacquisita fiducia? O acquisita? Diciamo che, come diceva Mimmo, che è espertissimo per quanto riguarda la sua carriera che ha fatto, diciamo che lui, il mister, con l'ambiente ha portato un po' di entusiasmo, anche perché col mister D'Urso venivamo da risultati non positivi e quindi quando si viene da risultati non positivi, come dicevo prima, non si può esaltare anche sia il singolo che la squadra. Adesso con i risultati che vengono, diciamo che le giocate riescono e magari anche la squadra è più sicura di se stessa e magari prova giocate che prima non pensava di fare perché col timore di sbagliare. Ora avete tutti più, tra virgolette, licenza di uccidere, cioè di andare avanti a segnare rispetto a prima, avete maggiore libertà nell'esprimervi in avanti? Sì, il mister Erra dall'inizio, da quando si è presentato, la prima cosa che ci ha detto è che lui le partite sia in casa che fuori casa vuole giocare per vincere. È un mister che ti dà questa impronta, è una cosa positivissima perché alla fine le partite vanno giocate per essere, alla fine per un risultato, cioè la vittoria. Poi, anche come diceva lui, si può anche perdere, però si esce dal campo con testa alta e se si perde si dà merito all'avversario, se si vince ognuno si prende i suoi meriti. Questo atteggiamento della squadra più spavaldo sia in casa che fuori, quanto incide nelle tue prestazioni che sono obiettivamente anche, non dico qualitativamente, però quantitativamente più presenti anche in avanti, cioè ti vediamo spesso provare il tiro, ti abbiamo visto spesso, l'hai fatto a Pagani, entrare nell'area avversaria come se fossi proprio un trequartista. Quanto ha inciso questo cambio di modulo anche poi Sì, obiettivamente? sono d'accordo con te perché alla fine con questo cambio modulo diciamo che le mezzali siamo più propense in avanti, poi diciamo che le mie caratteristiche sono anche adatte a questo modulo, anche perché a me piace molto inserirmi. E diciamo come dicevi tu, oltre a livello quantitativo, perché è la mia caratteristica principale, cerco di migliorare partita dopo partita, allenamento dopo partita anche a livello qualitativo. Però diciamo che la mia caratteristica è quella di inserirmi e spero di continuare a dare un aiuto a tutta la squadra. In cosa può crescere il Catanzaro? Come dicevo, come ho sempre detto e ho sempre pensato, si può sempre crescere in tutto nella vita, quindi deve crescere abbastanza. Innanzitutto dobbiamo raggiungere prima il nostro obiettivo e poi quello che verrà si vede. Quanto può crescere Francesco Agnello? Ma quello secondo me dipende anche dai risultati della squadra, perché come si sa, più
più risultati positivi sia la squadra e magari più crescono i singoli. Io spero di crescere partita dopo partita, anche perché ci tengo a fare bene soprattutto quest'anno, che per me è un anno importantissimo, anche perché giocare una piazza come Catanzaro era uno dei miei obiettivi principali, perché è una piazza importante, spero di rimanerci a lungo. Bene, grazie.